Il mondo in cui viviamo allo specchio degli insegnamenti di Cristo. Un programma in diretta condotto da Filippo Costa e Massimo Zangari. In onda ogni venerdì alle 15 su Radio Evangelo Network. Sì, siamo noi da Radio Evangelo, Missile Mary per Radio Evangelo Network, con una nuova puntata di Noi e Dio. Un ben pomeriggio, un buon pomeriggio, un ben ritrovati a tutti i nostri radio ascoltati, da me, da Filippo, che anche in questo caldo pomeriggio di giugno mi ritrovo insieme a voi a condividere i prossimi 45 minuti intorno ad alcuni insegnamenti della parola di Dio. Anche questo venerdì apro il programma da solo. Massimo non è presente negli studi di Radio Evangelo Missile Mary e lo salutiamo affettuosamente. Naturalmente il nostro saluto giunge a tutti coloro che ci seguite, siete in tanti e noi siamo veramente grati al Signore. Prima di passare un po' a quello che è la continuazione del nostro argomento, perché oggi continueremo un po' quello che già abbiamo affrontato venerdì scorso, voglio ricordarvi i nostri contatti. Potete chiamare o potete scrivere al 331-781-5538, quindi tramite WhatsApp. Potete seguirci sulle nostre frequenze radio e poi potete anche seguirci su Facebook Radio Evangelo Missile Mary o su YouTube Adi Missile Mary. Quindi potete benissimo interagire con noi, saremo ben lieti di rispondere anche a qualche vostra domanda, qualche vostra curiosità. Dicevo, in realtà continuiamo con quello che già abbiamo trattato venerdì scorso. Siamo partiti da un sondaggio, se ricordate, per quanti ci seguono assiduamente, ma per coloro magari che è la prima volta o magari venerdì scorso non erano all'ascolto, voglio ricordare che siamo partiti da un sondaggio che è stato fatto sulla nostra pagina Facebook Radio Evangelo Missile Mary. E c'era una domanda ben precisa, un sondaggio, dicevo, con una domanda, e la domanda era: siamo tutti figli di Dio? Abbiamo avuto tante risposte da parte vostra, abbiamo avuto una percentuale molto alta che ha risposto correttamente a questa domanda affermando no, non siamo tutti figli di Dio. Poi un 22%, se ricordate, dicevamo, ha risposto sì, e abbiamo spiegato venerdì scorso, secondo gli insegnamenti della Scrittura, quindi secondo gli insegnamenti della Sacra Bibbia, cosa significa essere figliuoli di Dio e come si diventa. E quindi abbiamo spiegato che per diventare dei figliuoli di Dio bisogna avere in comune un padre, questo padre è Dio, possiamo avere Dio come padre solamente unicamente tramite Cristo Gesù, quindi soltanto coloro che accettano Cristo nella propria vita come Signore e Salvatore, quindi riconoscendo il proprio peccato, confessando il proprio peccato e riconoscendo l'opera che Cristo ha compiuto alla croce come l'opera perfetta, quindi in Cristo il mediatore. Ecco, solo coloro che fanno questa decisione fanno parte della famiglia di Dio. E quindi abbiamo già affrontato ampiamente questo argomento. Abbiamo fatto delle considerazioni per chi magari non ha seguito la precedente puntata. Queste considerazioni erano che non sempre tutti coloro che pensano di non sempre tutti coloro che riconoscono in Dio il creatore, quindi Dio come questa entità sovrana che ha creato tutto, quindi riconoscono in Dio un Dio onnipotente, non sempre hanno la libertà di potersi accostare come figli. Abbiamo trattato venerdì scorso una storia del Vecchio Testamento tratta dal libro di Ester, ma dicevamo settimana scorsa che quest'oggi avremmo parlato di ben altro, cioè pure restando nello stesso argomento, ma avremmo considerato qualche verso del Nuovo Testamento, quindi in maniera particolare leggeremo adesso un verso della lettera di Paolo ai Romani, e il nostro soggetto è sempre i figli di Dio. E questo pomeriggio parleremo dell'adozione. In realtà abbiamo voluto dare un titolo ben preciso a questa seconda puntata sull'adozione, quindi sui figli di Dio. Abbiamo voluto ricordare un po' la toga virilis, questo indumento che veniva usato nell'antica Roma.
E quando Paolo parla di adozione, fa riferimento proprio al codice romano, comunque di quel tempo. La toga virilis si trova in tutti i libri di storia, perché fa parte proprio della cultura del popolo romano, quindi della cultura dei romani. Era un indumento che poteva essere usato e poteva essere indossato solo a una certa età. Quindi anche il figlio legittimo, quindi l'erede legittimo, fin quando non arrivava a un'età di maturità, non poteva indossare questa toga, ne usava un'altra che, malgrado, anche se era figlio legittimo, dicevo, del proprio padre, non aveva ancora dei diritti che avrebbe acquisito nella maggiore età. E quindi, da un'età che oscillava dai 14 ai 17 anni, questi giovani venivano inseriti nella società come uomini ormai maturi, come uomini maggiorenni, per capirci, e quindi si organizzava una festa all'interno di questa famiglia, e per la prima volta quel giovane lasciava la toga tradizionale che non lo distingueva dai servi, per esempio, e indossava questa toga virile, toga da uomo. E quindi il padre ufficialmente lo presentava come il figlio legittimo, e da quel momento in poi, ecco, quel giovane, per la società a cui veniva presentato, era l'erede, e quindi il padre lo riconosceva ufficialmente come figlio. Ecco, siamo voluti partire da questa da questa piccola pagina di storia, di costume, di usi, che riguardavano la società romana di qualche migliaio di anni fa, per poi fare riferimento, dicevo, a un verso della parola di Dio, dove l'apostolo Paolo tratta questo argomento, parla dell'adozione, e quindi quell'atto che ci permette di diventare dei figliuoli. Ciò significa che prima non lo eravamo. E quindi, dicevo, un verso che si trova nella lettera di Paolo ai Romani, e in maniera particolare al capitolo 8, i versi 14 e 15, Paolo, trattando questo argomento, dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito attesta assieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ecco che l'apostolo Paolo, con poche parole, ecco, ci parla, ci spiega questo dono meraviglioso che Dio ha voluto fare alla sua creatura, da semplice creatura di Dio, che vive nel peccato, che vive lontana e separata da Dio, perché il peccato separa da Dio, è un argomento che abbiamo affrontato tante volte, per l'opera di Cristo viene adottato. E Paolo dice che tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, cioè coloro che aprono il loro cuore alla parola di Dio, quindi alla Bibbia, al messaggio dell'Evangelo, e permettono allo Spirito Santo di compiere quell'opera di convinzione di peccato, dice: a tutti coloro che aprono il loro cuore allo Spirito Santo e ricevono uno spirito, non più uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma ricevono uno spirito di adozione, che ci permette di poterci rivolgere a Dio chiamandolo Padre. E beh, questo è l'argomento che vogliamo ancora questo pomeriggio affrontare: rivolgerci a Dio come Padre. La Bibbia è un libro per chiunque. Dio ha voluto scegliere delle parole semplici per raggiungere l'uomo. Nessuno deve pensare che la Bibbia sia qualcosa di incomprensibile o che è riservata soltanto degli uomini che hanno una certa cultura sui testi sacri,
o che hanno di per sé una cultura ampia. No, la Bibbia è un libro alla portata di tutti. Ognuno può comprenderlo. L'uomo che si accosta alla Bibbia lo fa con un sentimento adeguato, lo fa con un sentimento giusto, lo fa col sentimento di ascoltare la voce di Dio, comprende quello che la Bibbia ci dice. Quindi la Bibbia, quando parla di Dio, non usa dei termini o delle idee filosofiche, per esempio incomprensibile, comunque dicevo, all'uomo comune, assolutamente. La Bibbia espone dei concetti chiari, ma soprattutto espone dei concetti dalla vita quotidiana. E quindi anche quando si parla di rapporto fra l'uomo e Dio, ecco, la scrittura, la Bibbia, fa riferimento al padre e al figlio. E quindi quando Paolo parla di questa adozione, sa benissimo che chi riceve quella lettera conosce bene quali erano gli usi, i costumi del tempo, e quindi in che maniera la figura di un servo diventava figlio, diventava erede a tutti gli effetti all'interno di quella famiglia. E Dio si presenta nella Bibbia come padre. Ora, tutti sanno com'è un padre, perciò tutti quanti possono comprendere l'insegnamento di Gesù. Tutti quanti sappiamo cos'è un padre, perché tutti quanti abbiamo un padre, ed è Dio sceglie proprio questo esempio perfetto. L'Apostolo Paolo, lo Spirito Santo, sceglie questo esempio così semplice, così comune, così uguale per tutti, parlandoci proprio di questo rapporto che c'è fra la creatura e Dio, un rapporto che viene cambiato, trasformato dall'opera di Cristo, e ci dà la possibilità di gridare a Dio chiamandolo padre e di poter accostarci a lui come padre. C'è una parabola stupenda nei Vangeli, che è la parabola del figliuol prodigo, definita la parabola del cuore del padre, perché Gesù lì ci parla dell'amore di un padre che è in attesa di un figlio che, pur peccatore, vi ricordate questa parabola di questo giovane che a un certo momento della sua vita decide di lasciare la famiglia, di prendere i suoi beni personali e di staccarsi dal padre, di staccarsi dalla sua famiglia, ma quando poi si ritroverà povero, senza più nessun amico, e sentirà il bisogno ancora una volta di sentire il calore, l'affetto di casa sua, troverà un padre disposto a volerlo accogliere. E in quella parabola Gesù ci presenta proprio la figura del padre, ma la figura di Dio che è in attesa di ogni singolo uomo, che non vuole che sia soltanto la sua creatura, ma che sia figlio, e che quindi abbia questo sentimento, questo desiderio di raggiungere la casa del padre, raggiungere la presenza del padre. E quindi, così come quel padre era lì, dice la scrittura, che era in attesa a casa sua che da un momento all'altro questo figlio ritornasse, noi crediamo che questo pomeriggio, fra coloro che ci ascoltano, desiderio di accostarsi a Dio, ma accostarsi a Dio con un sentimento nuovo, quello di figli, possono realizzarlo, perché c'è un padre, che è un Dio d'amore, che attende ancora ogni singolo figliuolo che voglia riconoscerlo come Signore e Salvatore della propria vita. E prima di continuare questo argomento, che ci auguriamo sia interessante per tutti coloro che ascoltate, vogliamo ascoltare un canto tratto da Adorazione 5, che porta per titolo Il caro prezzo, e ci parla di quel caro prezzo che Gesù ha dovuto pagare alla croce, donando la sua vita, donando se stesso, donandosi all'umanità intera, affinché chiunque, dice la scrittura, crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Il peccato che era in me
Sì. Rieccoci in studio, sempre in diretta dagli studi di Radio Evangelo Missil Mary per Radio Evangelo Network con il programma Noi e Dio. Stiamo parlando di adozione, stiamo parlando di Dio come padre. Abbiamo considerato insieme un verso della scrittura, della Bibbia, di Paolo ai Romani, che ci parla di adozione, quando Paolo afferma che coloro che hanno ricevuto, che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio e che hanno ricevuto lo Spirito di adozione, possono invocare Dio come padre. Abbiamo insomma considerato insieme, approfondito un po' l'argomento, dicendo che la Bibbia è alla portata di tutti e la scrittura usa dei termini che sono chiari e comprensibili a tutti quanti. Quindi quant'è bella questa figura dell'uomo, creatura di Dio, che si può accostare a Dio chiamandolo padre. Ma questo è un privilegio che possono avere soltanto i figliuoli di Dio, e dicevamo che questo dono di diventare il dono dell'adozione, quindi di diventare dei figlioli di Dio, è per tutti gli uomini indistintamente, da qualsiasi possa essere il colore di pelle, qualsiasi possa essere l'origine, la cultura e così via, ma è riservata a tutti coloro che credono in Cristo come Signore e Salvatore della propria vita. Dicevo, questo è un privilegio dei figlioli di Dio, ma io vorrei considerare insieme a voi quali sono le caratteristiche di un padre, poiché stiamo parlando di adozione, stiamo parlando di figli di Dio come padre. Allora, la prima cosa è l'origine. Tutti deriviamo dai nostri padri, quindi la paternità è una cosa importante. Tante volte ci possono essere delle omonimie, quindi ecco, si va lì a chiarire quel nome e quel cognome, facendo riferimento proprio alla paternità. Quindi nascere nella famiglia di Dio vuol dire avere soprattutto comunione con Dio, ma questo l'abbiamo già considerato la settimana scorsa. Dice Gesù, lo afferma Gesù stesso, che lo afferma, che la nostra comunione è con il Padre e con Lui. Giovanni, poi, scrivendo la sua prima lettera, dice: la nostra comunione con il Padre e col suo figliuolo Gesù Cristo. Quindi la grande famiglia di Dio sulla terra è chiamata Chiesa. E allora, per fare parte della Chiesa, che naturalmente non si intende biblicamente un luogo, non si intende qualcosa che dove ci sono dei confini creati dall'uomo, quando parliamo di Chiesa biblicamente intendiamo, ecco, la grande famiglia di Dio. Quindi tutti coloro che hanno fatto questa scelta di ricevere Cristo come Signore e Salvatore nella propria vita, e che hanno fatto la scelta di far sì che Dio diventasse loro padre. Quindi ecco, la paternità in senso spirituale l'acquisiamo nel momento in cui prendiamo questa decisione, che non dipende da Dio. Dice la scrittura che il desiderio di Dio è che tutti gli uomini vengano alla salvezza, dipende solo ed esclusivamente dall'uomo. E questo pomeriggio io mi auguro che chi ci ascolta, magari per la prima volta, possa avere in cuor suo questo desiderio di poter chiamare Dio padre, di potersi rivolgere a Lui come un figlio. Per fare questo, per diventare un figliuolo di Dio, per avere certezza di questa paternità, l'unico mezzo è Cristo. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: fra Dio e l'uomo l'unico mediatore è Cristo Gesù. Quindi soltanto Cristo ci permette di far parte della grande famiglia di Dio. Allora, abbiamo parlato dell'origine, ma la Bibbia non ci presenta Dio come un padre soltanto in senso figurativo, ma ce lo presenta con una personalità ben definita. Ho voluto portare quell'esempio che ci porta Gesù, quella parabola bellissima del figliuol prodigo, di questo giovane che a un certo momento riscopre ancora una volta l'affetto del padre, un padre che lo ama, che lo aspetta e che ancora una volta gli riversa il suo amore. Ora, Dio è una persona, è una persona vera. La scrittura ci presenta Dio come una persona che pensa, che ama, che opera, che si esprime, perché
coloro che si accostano a Dio come padre possono trovare in Dio il pensiero di Dio. Possiamo trovarlo nella scrittura, possiamo conoscere qual è la volontà di Dio per noi, ma possono ancora scoprire l'amore di Dio, scoprono un padre che li ama. Ora questo amore non si limita semplicemente solamente al momento in cui sentiamo il perdono dei nostri peccati, ma è un amore che ci conquista giorno dopo giorno, è un amore che sperimentiamo giorno dopo giorno, un figlio che ama il proprio padre e potrà sperimentare questo amore del padre continuamente. Quindi una persona che, dicevo, pensa, ama, che opera, che si esprime, ecco, lo Spirito Santo ci dà la capacità di comprendere anche il pensiero di questo padre, la volontà di questo padre, perché Dio si accosta a noi come un padre amorevole. Quindi come figli di Dio abbiamo il privilegio di pregare, dice Paolo, di rivolgerci a Dio invocandolo. E poi Gesù ci parla di quel privilegio che soltanto i veri figlioli di Dio riescono a realizzare in quella bellissima preghiera che Gesù ci insegna e che inizia con questa espressione: Padre nostro che sei nei cieli. E io vorrei portare un po' a riflettere i nostri radioascoltatori e, ripeto, in maniera particolare tutti coloro che magari casualmente stanno ascoltando questo programma, si sono sintonizzati su radio Evangelo, e vorrei un po' che considerassero questa espressione, che forse fra le più conosciuti dei Vangeli, quando Gesù insegna questa preghiera e le prime parole: Padre nostro che sei nei cieli. Ecco la domanda che io voglio che ognuno si possa porre nel proprio cuore: quando esprimi questa preghiera, quando elevi a Dio questa preghiera, ma riconosci in Lui veramente un padre? Ti senti figliuolo di Dio? Beh, noi stiamo parlando in che maniera si può diventare figliuolo di Dio: tramite l'adozione. E Dio ci adotta tramite l'opera che Cristo ha compiuto alla croce. In realtà Gesù ha pagato il prezzo di riscatto per ognuno di noi. Eravamo peccatori. Paolo usa un'espressione che ci fa comprendere qual era il nostro stato spirituale. Paolo dice: eravamo morti nei falli e nei peccati. Cristo è morto per noi, mentre noi eravamo dei peccatori. Ecco, Gesù ha compiuto quest'opera affinché ogni uomo potesse incontrare Dio come un padre amorevole. E quindi stiamo considerando insieme proprio l'origine, quindi come accostarsi a Dio come padre, ma un padre che è una persona che ama, che si esprime, che ci fa conoscere la sua volontà, ma soprattutto possiamo incontrare in questo padre l'amore. Ogni padre ama i suoi figli. Paolo, scrivendo ai Galati al capitolo 4, il verso 6, dice: e perché siete figliuoli, Dio ha mandato lo spirito del suo figlio nei vostri cuori che grida Abba Padre. Coloro che si accostano a Dio come padre scoprono il grande amore di Dio. Quindi come figli possiamo sentire l'amore di Dio, possiamo realizzare il suo interesse per noi. Allora Dio non più qualcosa di lontano, qualcosa di irraggiungibile, qualcosa di disinteressato che non può prendersi cura, ecco, di tutti gli uomini, ma un padre per ogni singolo uomo. Dio vuole essere tuo padre. E noi ci auguriamo, io mi auguro che questo pomeriggio qualcuno che stia ascoltando questo programma in cuor suo possa rivolgere a Dio la propria preghiera dicendo: Signore, io ti voglio incontrare come padre e lo voglio fare per l'opera che Cristo ha compiuto alla croce. E andando avanti vedremo e parleremo di un padre che provvede, quindi parleremo della provvidenza, ma parleremo anche della protezione. Ma prima di proseguire nel nostro programma vogliamo ascoltare ancora un canto, sempre un canto cristiano tratto da Adorazione 7, che porta per titolo Non sarai più lo stesso. Dal momento in cui arriva Cristo, ecco, non c'è più soltanto la creatura,
ma ci sarà una creatura riscattata da Cristo Gesù. Sì, rieccoci in studio di Radio Evangelo, Missil Mary per Radio Evangelo Network, con la continuazione. Ormai ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Noi e Dio, dove stiamo parlando di adozione, stiamo parlando di Dio come padre. Abbiamo considerato Dio come padre e abbiamo parlato dell'amore di questo padre. Ma dicevo, adesso parleremo di come Dio provvede, perché ogni padre ha il desiderio che i propri figli stiano bene. E nessun lavoro e nessuna attività è troppo gravosa per un padre che ama i propri figli. Quindi anche Dio, che per noi diventa un padre, è un Dio che provvede. E la Bibbia ci dice che sarà egli stesso che avrà cura che tutti i loro bisogni, che tutti i bisogni dei suoi figli siano soddisfatti. E così come un padre terreno avrà cura che tutti i loro bisogni, i bisogni dei propri figli, siano soddisfatti anche al costo del proprio sacrificio. Come figlioli di Dio abbiamo diritto a una cura speciale, ma questo lo dice proprio la Scrittura. Nella prima lettera di Pietro, al capitolo 5, verso 7, troviamo scritto: egli ha cura di voi. Credo che sia una cosa che veramente commuove il pensiero che Dio non solo ci riversa il suo amore donandoci il suo figliuolo, il mezzo per la salvezza, ci permette tramite l'opera dello Spirito Santo di ricevere questo spirito di adozione e quindi di fare parte, dicevamo, della grande famiglia di Dio che è la Chiesa, e quindi ci riversa il suo amore come padre. Ma poi il pensiero che Dio provvede, il pensiero che Dio si prende cura come un padre amorevole, credo che commuove ognuno di noi. E sapere che la parola di Dio afferma che egli ha cura di noi, non possiamo fare a meno di ringraziare il Signore, non solo per il suo amore, non solo per la sua cura,
ma per come egli poi giorno dopo giorno provvede, come giorno dopo giorno egli si prende cura, ecco, dei suoi figliuoli. E poi ancora una considerazione che vorrei fare in voi, insieme a voi, in merito a questo argomento. E Dio non solo è un Dio d'amore, un Dio che riversa il suo amore su di noi, che ci provvede, ma la scrittura ci parla anche di protezione. Un padre accorrerà sempre quando i suoi figli sono in pericolo, ma questo ce lo insegna comunque tante volte la semplice natura. Quante volte abbiamo visto un documentario dove vediamo nel regno animale, proprio degli animali, che nel loro istinto paterno, materno, comunque si prendono cura dei propri figli, della propria prole, tante volte a rischio della loro stessa vita, pur di garantire che questa prola comunque sopravviva. Ora, se questo accade per istinto fra gli animali, pensate un po' come Dio si prende cura e provvede e dà la sua protezione a tutti coloro che per grazia gli sono figli. Quindi la storia ci dice che molti padri hanno donato la vita pur di difendere i loro cari dal pericolo, ma il Signore non è meno di un padre terreno, anzi il suo aiuto è un aiuto adatto, propizio. Il Signore ci dà questa protezione continua. Nel momento in cui realizziamo che Dio è nostro Padre, possiamo sentire la protezione del suo sguardo. Nella parola di Dio abbiamo tanti versi che ci parlano di questa protezione, di questo aiuto adatto, di questo aiuto da parte di Dio che è sempre arriva sempre al momento giusto. Per citare una di queste promesse che il Signore ci fa come padre, ma è qualcosa che riguarda il Vecchio Testamento, ma che riguarda i credenti di ogni tempo. Il Signore dice: invocami nel giorno della difficoltà, chiamami, ecco, nel momento del tuo bisogno. Invocami, chiamami come padre, nel momento del tuo travaglio, della tua difficoltà. Io interverrò, te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Questo ci fa comprendere come Dio ci ama e come si vuole prendere cura di tutti coloro che fanno parte della sua famiglia. E poi un'ultima cosa che vorrei considerare insieme a voi, non è a caso che l'ho lasciata per ultima, insieme a un'altra verità, poi facendo riferimento proprio al verso che abbiamo letto in Romani al capitolo 8, è la somiglianza. Ma avete fatto caso? La prima domanda che si fa a un neonato, che si fa su un neonato quando nasce, è: assomiglia al padre? Assomiglia al padre? Oppure è un'affermazione tante volte: guardalo, porta i segni visibili di chi è il padre. E quindi questo ci fa riflettere: se si è dei figlioli di Dio, dobbiamo portare anche noi dei segni che ci permettono di essere riconosciuti come figli di Dio. In poche parole, la domanda è, volendo ritornare a quello che è il nostro sondaggio, siamo tutti figli di Dio, era il nostro sondaggio, volendo ritornare un po' a questa domanda, somigliamo al padre? Ecco, io dicevo, venerdì prossimo quel 22% che ha risposto sì, siamo tutti figli di Dio, poi abbiamo spiegato in realtà come si diventa figli di Dio, ancora una volta vogliamo porre la domanda: somigli al padre? Porti i segni della somiglianza? Beh, se questi segni non li trovi in te, noi abbiamo parlato di come bisogna accostarsi a Dio e qual è il mezzo per poter diventare membri della famiglia di Dio. E poi dicevo, volendoci ricollegare al verso che abbiamo letto in Romani al capitolo 8, quando Paolo dice: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Essere figli di Dio significa essere eredi di questo padre. Quindi la Bibbia parla di un'eredità che è il diritto e del privilegio soltanto dei veri credenti. La Chiesa, dicevamo, questa grande
meravigliosa, stupenda famiglia che Dio ha creato per l'opera di Cristo, tutti coloro che ne fanno parte, dice l'Apostolo Paolo, dice la Scrittura, potremmo attingere a tanti versi della Bibbia, che tutti coloro che ricevono questo spirito di adozione, quindi che fanno parte della famiglia di Dio, diventano eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ora, non possiamo fare a meno di parlare e dire quale privilegio abbiamo tutti coloro che per grazia abbiamo creduto in Cristo Gesù, il Signore, il Salvatore del genere umano. L'Iddio onnipotente di tutta la terra, il creatore del mondo, dicevo, ci commuove quando consideriamo questo grande amore di Dio, accondiscende a diventare un tenero, amorevole Padre per noi. Credo che il meno che possiamo fare è quello di agire come membri della sua famiglia. È una cosa che commuove il cuore, ci commuove quando pensiamo che Dio, nella sua infinita grandezza, non potremmo mai quantificare la grandezza di Dio, ma nella sua infinita grandezza Egli è Dio, l'Eterno, l'Onnipotente, l'Onnisciente, accondiscende a diventare un tenero e amorevole Padre per noi. E noi il meno che possiamo fare è quello di agire come figliuoli di Dio, come membri della sua famiglia. Ci auguriamo che questo argomento sia stato chiaro, anche se espresso magari velocemente, ma che abbia potuto raggiungere tutti coloro che hanno il desiderio di incontrare Dio non con timore, non con paura, non come qualcosa di sconosciuto, ma come la Bibbia ce lo presenta: un Dio amorevole, un Dio pieno d'amore, pieno di compassione, che vuole essere padre di tutti gli uomini, e per diventare nostro padre l'unico mezzo è Cristo Gesù il Signore. Beh, abbiamo concluso questo argomento, abbiamo concluso anche questa puntata. Vi ricordo che il prossimo appuntamento, a Dio piacendo, sarà per venerdì prossimo, sempre alle 15, sempre dagli studi di Radio Evangelo Missile Mary per Radio Evangelo Network. Vi ringrazio per il vostro ascolto, vi ringrazio per la vostra attenzione. Un caro saluto nell'amore del Signore a tutti quanti voi. Dio continui a benedirvi. Hai aperto una porta per me e nessuno potrà chiuderla, perché tu sei re dei re. Leone della tribù di Giuda, hai aperto una porta per me e nessuno potrà più chiuderla, perché tu sei re. Gesù, tu sei un fuoco consumante, l'unico Dio eterno, ai tuoi piedi mi prostro tremante, gridando che sei mio re. Tu sei un fuoco consumante, l'unico Dio eterno, ai tuoi piedi mi prostro tremante.
stesso per te. Brucerò per te, Gesù. Alleluia, alleluia. Le ore della tribù di Giuda. Noi e Dio, il mondo in cui viviamo allo specchio degli insegnamenti di Cristo. Un programma in diretta condotto da Filippo Costa e Massimo Zangari. In onda ogni venerdì alle 15 su Radio Evangelo Network.